Benvenuti, questa lezione è una lezione pratica che fa sempre parte del gruppo di lezioni dedicate allo studio di Everything Happens to Me. Sono lezioni che sto creando a conclusione del corso di pianoforte moderno e jazz di livello intermedio, e nel corso di queste ultime lezioni applichiamo al brano Everything Happens to Me un po' tutte le cose apprese in questo anno di lezioni insieme. Nelle precedenti lezioni abbiamo studiato il brano, quindi il materiale che il brano offre. In queste lezioni invece stiamo già facendo esercizi preparatori all'improvvisazione. Questi esercizi sono sostanzialmente di quattro tipi: la costruzione di linee guida, lo studio degli arpeggi degli accordi con tutte le varie permutazioni e rivolte, lo studio delle scale e lo studio del circondare le note. In questo video cominciamo a parlare del circondare le note e dello studio degli arpeggi. Allora, gli esercizi proprio da fare sul materiale del brano. Abbiamo detto circondare le note. Dobbiamo circondare tutte le fondamentali degli accordi di tutto il giro del brano. Vi ricordo che per circondare le note partite o dal tono sopra, supponiamo primo accordo do minore, circondo il do. Tono sopra, giro in tondo. Oppure posso semitono sotto e fare un pezzettino in più. Facciamo finta di circondarle dal tono sopra, quindi per ciascuna fondamentale. Dopodiché circondate tutte le terze, quindi dell'accordo di do minore circondate il mi bemolle, la per l'accordo di fa, re minore dobbiamo circondare il fa, re bemolle dobbiamo circondare di nuovo il fa, do minore mi bemolle, fa settima il fa, re semi diminuito il fa, scusate, sol settima il si, do minore, mi bemolle minore, quindi circondo il sol bemolle, re minore. Ok? Una volta fatto questo, ci sono le quinte. Settima è alterato, quindi potrei circondare la quinta diesis oppure anche bemolle. Mi bemolle minore, quindi circondo il si bemolle. Ok? Poi circondiamo le settime, quindi do minore, fa settima. Proviamo a circondare le note a seconda di quello che ci viene, quindi magari parto su do minore, circondo il do, qua ho circondato il fa e poi magari circondo le due terze degli accordi successivi, quinta, tonica, terza, settima. Circondare il si,
la tecnica degli arpeggi degli accordi. Quindi, di tutti gli accordi studiamo gli arpeggi. Suonarli in maniera un pochino più musicale, in cui ci sia già un pochino di pepe di improvvisazione. Posso studiare con le permutazioni, quindi i rivolti, fa settima, re minore, re bemolle, settima, anche scendendo. Permettetevi ogni tanto qualche errore. È più importante stare sul tempo. Adesso io li ho presi veloci perché cerco di non soffermarvi troppo, sennò i video diventano di 12 ore. Però potete anche avere un tempo adeguato alle vostre capacità di ragionamento, ovviamente. Poi io lo faccio su tutto il chorus. Voi potete anche decidere di studiare quattro battute alla volta perché magari gli accordi non vi sono così familiari. L'importante è che questi arpeggi vengano studiati. Ascendenti, discendenti, coi rivolti e anche con le permutazioni. Permutazioni vuol dire che invece di suonarle le note nell'ordine, prima, terza, quinta, settima, ottava, le posso cambiare. Per esempio, prima, quinta, settima, terza. Serve poi per fare dell'improvvisazione.